Ricordiamoci che Michelin esce come guida per chi viaggiava, quindi ti dava sulla mappa di un viaggio delle segnalazioni di hotel e ristoranti. Dopodiché sono entrate i macaron, le stelle Michelin, che noi in Italia e in Europa chiamiamo stelle Michelin, ma in verità sarebbe il macaron per i francesi, mettendone da una a tre. La prima è merita la sosta, quindi io da qua a qua faccio un viaggio e durante la strada trovo un posto che ha una stella Michelin, quindi vale la sosta. La seconda stella merita la deviazione, quindi io devo andare da qua a qua, però per fare questo percorso magari vale deviare e allungare magari la strada perché c'è un posto che ha due stelle Michelin. La terza invece io vado da qua a qua perché qua c'è un tre stelle Michelin, quindi io decido di fare il viaggio per andare nel ristorante. E questo è, io l'ho verificato quest'inverno perché c'è stato un sacco di gente che è venuta apposta e che per assurdo, detta dal cliente a noi, in una stella Michelin non mette piede, no? Cioè, diventa un circuito veramente super esclusivo. Io sono dell'idea che ci sono tantissimi locali che non sono stellati o monostellati che fanno una cucina eccezionale. Sono veramente bravi e potrebbero ambire alle 2 o alle 3 stelle in futuro. Però parlando direttamente col cliente, nell'ottica del cliente, quindi non più del cuoco, del ristoratore, ma del cliente, 2 stelle diventa un'esperienza, un viaggio, no? Quindi cambia completamente l'affluenza, il fatturato, cioè aiuta tantissimo. Dal 24 aprile arriva qui uno chef stellato. Per voi, per lei, insomma, amministratore del gruppo Magesta SPA, che significato ha? Beh, è la realizzazione di un sogno. Ritengo che l'Hotel Duque d'Aosta, per posizione, per storia, aneli avere una ristorazione di alto profilo. Ovviamente per far questo bisogna incrociare le persone. Il locale ha già tutte le caratteristiche idonee per poter ospitare una ristorazione di alto livello, però poi ci vogliono le persone. Ho avuto la fortuna di incrociare Matteo Metuglio. Abbiamo cominciato a parlare, abbiamo cominciato a sognare insieme e devo dirvi, è nato questo progetto entusiasmante. Fondato non solo sul presupposto professionale che evidentemente è sancito dalle due stelle Michelin che ha conseguito, ma anche da un profilo umano del ragazzo che è molto complementare. E quindi devo dirle una grande soddisfazione e soprattutto io ritengo che oggi l'offerta gourmet che siamo in grado di offrire rappresenti una novità per il mercato di Trieste che fino ad oggi non l'ha mai ospitata e apra le porte per un turismo più qualificato. Qual è il riscontro che voi appunto avete dalla clientela? Guardi, il commento che sento più frequentemente è siamo fuori scala, cioè non siamo esattamente, come posso dire, perfettamente rapportabili a quella che c'è stata l'offerta fin qui ristorativa a Trieste, siamo a un livello diverso. Quindi insomma soddisfazione su tutti i fronti? Direi proprio di sì. Entriamo adesso nella cantina dei vini dove ci accoglierà la sommelier per raccontarci appunto la sua storia e per spiegarci come si fa a consigliare un buon vino ad un cliente. Beh, io personalmente cerco sempre di capire chi ho davanti. Il gusto cambia, da donna a uomo, sicuramente. Cerco di capire chi ho davanti, le abitudini che ha, cosa gli piace, cosa è abituato a bere. E in base a quello cerco di consigliare il vino, magari cerco anche di fargli scoprire qualcosa di diverso, fargli assaggiare qualcosa che magari non ha mai assaggiato prima. Alla fine, se abbiamo il tempo di poter parlare, di poter interagire con il cliente, riusciamo anche a lasciare qualcosa in più
a questa persona che viene a cena e che vuole fare un'esperienza con noi. Io ho voluto riportare nella carta di vini una scelta di vini, almeno una bottiglia per regione, in modo da poter dare la possibilità ai nostri clienti di assaggiare anche dei vini che non siano prettamente friulani, nonostante io ami i nostri vini del territorio e nonostante la gente comunque, soprattutto in Friuli, tende a bere principalmente vini di casa. Che soddisfazione ti dà? Lavorare con gente appassionata, con gente, con degli esperti, con dei professionisti sicuramente è un onore per me. E poi Trieste è una bella piazza, una bella città e niente, vediamo come va, speriamo vada bene insomma. Entriamo proprio nel cuore della dolcezza, perché qui vengono fatti proprio i dolci che vengono serviti all'Harris al mattino, a pranzo e a cena. E a breve verrà aperto un punto vendita in cui verranno proprio serviti e venduti i dolci. E quindi proprio sarà una ciliegina sulla torta. Questa è una torta semifredda, diciamo, quelle che vengono chiamate torte moderne. È una mousse allo yogurt su cui appoggiata su un crumble croccante e sopra c'è una gelatina ai lamponi, frutti di bosco, insomma, così. Ok, cosa ci stai spalmando sopra? Una gelatina neutra, le permette di essere lucida, sempre. Facciamo attaccare così i frutti di bosco. La decorazione te la inventi tu oppure sì, segui uno schema? Ma in realtà va un po' a estro, no? Tendenzialmente se hai una torta che va servita intera per un compleanno, per esempio, mettiamo caso che sia questa, puoi fare una decorazione anche tutta semplicemente da un lato e lasciarti lo spazio centrale se vuoi fare una scritta o se ci sono dei dettagli magari richiesti da chi te la commissiona. Altrimenti, se fai una torta che va tagliata piuttosto a fette, allora cerchi di fare lo stesso tipo di decoro in ogni fetta, in modo tale che ognuno possa avere poi la stessa dose anche di frutta, no? Sì, che sia insomma uniforme. Sì, esatto. Il dolce che preferisci fare qual è? Ma devo dire la verità, io sono abbastanza per la pasticceria classica, però da quando sono qua ho imparato veramente a fare un sacco di cose in più. Ecco, questo è il risultato finale. Questo tipologia di dolce qua lo usiamo per il servizio, no? È molto comodo, tagli, è sempre perfetta, fette uguali per tutti quanti e poi appunto è una cosa che ti resta bella sempre, no? Altrimenti hai un dolce che va impiattato al momento, qualcosa di più magari stagionale, cerchi di soddisfare un attimino quella che è l'esigenza, la richiesta. Sì, sai che se magari hai un pranzo, una cosa di più portate che potrebbe essere leggermente più pesante, allora alla fine cerchi di dargli un dolce che sia leggero, una cosa fresca, che risulti proprio quasi come se ti pulisca un po' il palato, no? Questa potrebbe essere un'idea buona, per l'estate va benissimo, ecco. Mousse allo yogurt, lamponi, più fresca di così non c'è. Preferito? Mi piace tutto quello che è preparazione, no? Cioè, vedere tutto quello che c'è dietro, perché il dolce così finito, sì, è bello, ti invoglia, però quanto lavoro c'è dietro, quanto studio, quanto è quello che mi piace. Quindi ogni dolce ha un suo percorso, no? E quindi prendi il bello da ogni cosa, non è... Cioè, sei più attratta dalla regia, quindi. Sì, non esatto. Cioè, mi piace che il prodotto finale sia perfetto, no? Presento una cosa che io in primis mangerei, che sono soddisfatta e che sono felice di aver fatto, però tutto quello che c'è dietro è la parte più bella, no? Per un pasticcere è la soddisfazione più grande che poi effettivamente il proprio lavoro venga apprezzato.
Il maître è un lavoro di grande responsabilità, ma cosa fa un maître? Un maître organizza, serve, pensa a tutti quei piccoli particolari a cui l'ospite solitamente non si accorge, ma farà di tutto e poi è un risultato ricercato nei minimi particolari. Poi il cliente, quando starà bene, sarà appunto merito dell'organizzazione del maître, della squadra che ha organizzato. Da dove nasce questa tua passione? Beh, nasce dalla scuola alberghiera, da un lavoro che mi ha sempre appassionato per stare a contatto con la gente, però in una maniera diversa, un po' più teatrale rispetto magari a qualsiasi altro lavoro a contatto con le persone, e appunto all'ospitalità, al servire e al far sì che il cliente attraverso un servizio sia contento. Poi è un'esperienza, quando si parla di stellati o di ristoranti di alta fascia, è una cosa diversa. Non c'è più solo accontentare il cliente, ma è proprio far vivere all'ospite un'esperienza. C'è un dettaglio che deve avere più importanza o sono tutti sulla stessa linea? I dettagli fanno la differenza per l'alta ristorazione. Nella ristorazione classica, normale, un servizio è abbastanza curato, non ha una grossa differenza. Appunto l'alta ristorazione vive di particolari, vive di accortezze e dettagli. Quindi, se si può dire, diciamo che il tuo lavoro può essere anche un po' riassunto con il coccolare il cliente. Assolutamente sì, perché chi viene in questi ristoranti cerca l'attenzione al dettaglio e la coccola che in altri posti non ha, semplicemente. Per mangiare sono tutti i posti fanno da mangiare, dal bar alla pizzeria al ristorante classico. Poi qualcuno sceglie di spingersi un po' più in là e quindi di vivere un'esperienza. Questa trasmissione è stata offerta da Illy Caffè.